Mia mamma ce l'è, e a questo sicuro ne ho preso sempre tutti i buoni traghetti, i vittori, i musei. E vedo nel programma dell'esposizione della creatura cinese, no? E se muoio, il museo Marubi, che ha tre o se ha tutti i lavori. Mi piace sì da aver giocato il museo Marubi, e mi piace sì da aver giocato gli altri istituzioni, però gli altri no. Per me è stato molto importante kulumtimi i archivi fotografici dhe po kështu edhe sjellja edhe shoqërimi i kalendarit me studiosë, me ato të cilët kanë një peshë të rëndësishme në atë se çfarë do duhet t'i transmetojnë edhe publikut. Ndodh shpesh që kërkohen aktivitete të cilat mundun t'i bajnë sipërfaqësor, por ne nuk e kemi këtë në qëllimin e muzeut tonë. Prandaj muzeu merë një kohë të gjatë në hulumtimin edhe programin që pasën një vit më mrapa e që më pahë. E banë këtë jo më këtë pasi nuk është i rastishëm edhe bashkëpunimi me Institutin Italian Kulturës, edhe unë sërish gjej rastin me falenëru Aleksandr, e i cili që me vendosën e ti në drejtim të Institutin Italian Kulturës, në Institutin Tiranë, dhe toja që ka bani punë vërdet lartërushme, kjo në raport në muzeu Marubi. E them këte që nga bashkëpunimi që ne kemi pas me Fondacionin Alinari për Fotografi, ku pati një marveshet në shkrume, falës cilës ne kemi ekspozitën e dy artistëve tjerës e poqën të historisë artit të botënorë, Felice dhe Ato dhe Adolfo Farsali. Kam nërë muzeu, edhe unë personalisht në pësojtë të cilët një, kena Rosena Venegazzo, konsulentën shkencore të ekspozitës, e cila është një personalitet i rëndësishëm në kulturën e Italisë, një ambasador e kulturës të pizën, e një kosisht edhe shef kuratoria e pavionit të Italisë në Export Osaka, që dhe mahet në Japoninit në Qipje. Fjallin një akaloj Venegazzos, edhe faleminderit që gjithë jeni pranë të muzeut të Marubi. E intanto vi ringrazio tanto per questo invito. Mi ha fatto veramente tanto piacere riuscire anche a incastrare le nostre agende per essere qui oggi e per dare un piccolo contributo in realtà a questa mostra che secondo me è un progetto molto bello e molto prezioso, spero che porti anche a risultati a lungo termine di collaborazione, di scambio con le istituzioni che riguardano la fotografia italiane ma anche magari giapponesi, e mi auguro anche di riuscire ad aiutarvi in questo senso se c'è bisogno. Ringrazio il direttore intanto per l'invito in questo bellissimo museo che per me è una scoperta, è la mia prima visita in Albania ed è stata veramente una bellissima visita. Ringrazio anche le autorità presenti che sono venute appositamente questa sera e quindi mi fa veramente piacere incontrarvi e vi ringrazio anche per l'orario. No, davvero è un grande piacere, e quello che spero questa sera è di darvi così qualche spunto. Io insegno all'Università di Milano e storia dell'arte dell'Asia orientale, in particolare sono proprio specializzata nella storia dell'arte, della fotografia, del design, perché poi gli ambiti che mi piacciono sono tanti, che riguardano il Giappone. Questa sera vi propongo proprio un piccolo percorso per capire quello che è il contesto in cui queste fotografie sono state realizzate, perché belle sono belle, questo lo vedete con i vostri occhi. Se non avete ancora visto la mostra, poi magari facciamo anche due passi insieme e la possiamo anche vedere insieme. Per cui la bellezza, il fascino, no, dell'esotico di un paese come il Giappone, sappiamo che dura da sempre, no? È da quando questo paese si è aperto agli scambi con l'estero, con l'Europa, con l'America, ma anche con l'Asia, no? Continentale, l'influenza che ha avuto e anche il fascino che ha esercitato non sono mai diminuiti. Se pensiamo al giapponismo dell'Ottocento, a tutti gli artisti francesi,
austriaci e anche del resto d'Europa che hanno preso ispirazione proprio da questo Giappone che Felice Beato e Adolfo Farsari hanno fotografato quasi come ultimi testimoni di un Giappone che stava completamente cambiando. Possiamo dire però che è un fascino che continua ancora oggi. Oggi magari continua ancora attraverso queste fotografie che ci sicuramente allietano quando le vediamo, attraverso le tante mostre anche sulle silografie policrome, sulle stampe, no? Policrome di artisti come Hokusai, come Hiroshige, come Utamaro. La grande onda di Hokusai forse la conoscete tutti, no? Perché la troviamo ormai sulle t-shirt, sulle tazze, sulle gomme da cancellare e anche sulle serrande dei negozi, spesso in forma di graffito, ma è anche un Giappone che si presenta oggi attraverso il design, attraverso l'artigianato, le ceramiche e tante produzioni. Per cui capire un po' qual è il contesto anche di queste fotografie aiuta un po' a comprendere anche il senso che hanno, perché non sono solo fotografie che oggi vediamo come opera d'arte. Prima di diventare opera d'arte erano sicuramente una testimonianza degli usi e dei costumi di un paese, anzi di più paesi e soprattutto di quello che si chiama Estremo Oriente, il Far East, di cui non si sapeva nulla e che invece si comincia a conoscere proprio dalla metà dell'Ottocento, quando in modo non proprio, diciamo, non sempre amichevole, i porti della Cina, del Giappone, ma anche dell'India, insomma, sono stati aperti in qualche modo, no? E si è arrivati alla firma di accordi che venivano chiamati di amicizia e di commercio, più di commercio, forse l'amicizia è arrivata un po' dopo, ma comunque sono stati veramente un'occasione di apertura verso scambi e verso conoscenze che hanno dato il via a questo mercato delle fotografie. E fa piacere ovviamente dire che questi due fotografi, Felice Beato e Adolfo Farsari, di cui si sa pochissimo in realtà in Italia, perché se ne parla poco ovviamente, con un mare magnum di produzione artistica, due fotografi dell'Ottocento sono piccola cosa in Italia, ma se andate in Giappone sono due nomi giganti. Tutti li riconoscono e sono riconosciuti proprio come due maestri pionieri della fotografia che hanno anche aiutato a formare le generazioni di fotografi giapponesi successivi. Intanto ve li presento mostrandoli in volto, perché hanno ovviamente un volto, da una parte Felice Beato e dall'altra appunto Adolfo Farsari. Vedete anche le loro date di vita che corrispondono con le date di Marubi, no? Quindi siamo veramente nello stesso periodo e probabilmente, stavamo dicendo con Luciana, c'è anche qualche incrocio con Beato, potrebbe esserci, no? Nell'area di Corfù dove lui ha viaggiato, dove è cresciuto prima di partire per l'Estremo Oriente. Due personaggi interessanti che io dico sono non artisti fotografi, ma sono due tecnici della fotografia prima di tutto e due imprenditori. Quello che sono riusciti a fare è di creare proprio un'impresa fotografica nuova che non era ancora presente in Giappone in quel tempo, perché la fotografia era appena arrivata, e di in qualche modo supportarla, promuoverla attraverso anche nuovi modi di realizzarla, formando le generazioni di professionisti intorno a questa fotografia che ancora non esistevano in Giappone. Qual è il contesto in cui loro arrivano? Quindi vi mostro un pochino quelli che erano i punti salienti di questo percorso fotografico in Giappone quando loro arrivano in Giappone. 1854, 53-54 sono gli anni in cui arriva la flotta americana comandata dal Comodoro Perry, che porta all'apertura del Giappone agli scambi con le grandi potenze mondiali. Sono anni questi da cui il Giappone esce, diciamo, da oltre 250 anni di, non si può dire chiusura totale come di solito si dice, perché sarebbe una bugia e sarebbe un'informazione non corretta, ma da un lungo periodo di potere politico in mano alla classe dei samurai, dello shogun in particolare,
quindi un'epoca feudale come impostazione della società, in cui gli scambi con l'estero erano ridotti ai minimi termini. Si commerciava a partire dal 1600 e fino a questi anni del 1853-54, il Giappone commerciava con l'estero solo attraverso le navi mercantili olandesi e cinesi, che entravano in un unico porto, che era quello di Nagasaki, nel sud del Giappone. Tutti gli altri porti erano chiusi, non c'era possibilità né di uscire dal Giappone, quindi di espatriare, né di entrare in Giappone. Questo valeva per gli esseri umani come per le merci. Quindi dovete immaginare che quando le navi americane giungono in Giappone e bussano in modo così potente alle porte di un comando che è shogunale, non sia stata proprio una sorpresa così, insomma, accolta con i fuochi artificiali, ma insomma è stata un'apertura sudata e in qualche modo forzata, ma porterà alla firma di quelli che sono tutti gli accordi di amicizia, appunto, e di commercio con tutte le potenze europee e ovviamente occidentali, che oggi vengono di anno in anno in qualche modo commemorate come un momento ovviamente di riapertura degli scambi. Dico questo perché questa apertura porta ad una importanza particolare della zona di Edo, che è l'attuale Tokyo, dove era stabilito il potere dei samurai e quindi il castello di Edo, e l'arrivo delle navi straniere arrivavano certo dal sud del Giappone, ovviamente dalle Indie, e quindi passando anche dalle coste cinesi per arrivare poi alla fine come ultima meta in Giappone, ma approdano nel porto di Yokohama. Yokohama è il porto più vicino a Tokyo, anche oggi, una grande zona, area portuale, che diventerà il primo porto franco dove gli stranieri saranno ammessi per la residenza. Fino a quel momento non si poteva risiedere sul territorio giapponese. L'unica area permessa agli stranieri per il commercio e per la residenza era un'isola artificiale nel porto di Nagasaki nel sud. Quindi immaginatevi, no, questo controllo di merci che arrivano in Giappone solo attraverso la piccola bocca di Nagasaki e non direttamente nel porto di Nagasaki, ma in un'isoletta fatta a ventaglio dove gli stranieri potevano vivere e arrivavano solo lì e non si inoltravano mai in terra giapponese, se non per andare a portare gli omaggi allo shogun con chilometri di strada a cavallo, ovviamente con le portantine attraverso la terra. Questo perché? Lo dico perché implica anche lo sviluppo della fotografia. La fotografia nasce in questo contesto, nel momento di cambiamento tra potere samuraico e quindi un Giappone diviso in feudi, e feudi vuol dire governatori regionali potenti che vengono comandati direttamente dallo shogun, che rispondono allo shogun, e questa possibilità di muoversi in autonomia in maniera minima. La fotografia, la prima fotografia giapponese scattata per mano giapponese, è quella che vedete in mezzo. È un ritratto del daimyo, del signore feudatario del feudo di Satsuma, che è il feudo più a sud del Giappone nell'isola di Kyushu, quindi il feudo più lontano dal potere ovviamente di Tokyo, di Edo, shogunale, che si fa ritrarre dai suoi vassalli in posa davanti alla macchina per daguerrotipo. Quindi immaginate una grossa macchina di legno, ovviamente, no? Col treppiede, con le lastre, e i suoi vassalli che studiano in un angolino del feudo, sponsorizzati dal daimyo, le possibilità chimiche di sviluppo, no, delle lastre e di stampa. Quindi questa è la prima immagine che abbiamo, è un daguerrotipo, quindi è un unico esemplare, ovviamente, stampato su argento, su lastra d'argento, e appunto fa parte delle collezioni di fotografia giapponese. Prima di questa fotografia, le fotografie primissime che abbiamo noi dal Giappone sono quelle inviate dai fotografi che erano sulle navi
delle spedizioni delle potenze europee e il primo fotografo a, diciamo, raccogliere fotografie, soprattutto daguerrotipi di nuovo, è questo Eliphalet Brown Jr., che era al seguito proprio del Comodoro Perry sulla spedizione americana che arriva in Giappone. Quindi abbiamo tutta una serie di stampe e di immagini che ci mostrano gli americani e Eliphalet Brown, no? Dalla parte di fotografo che qua e là nei porti dove arriva comincia a fotografare gli indigeni, spesso di colore scuro, no? Un po' selvatici così, con questa ovviamente caratteristica di esotico, no? Di scoperta dell'esotico. Quindi questo è uno dei primi daguerrotipi che ci arriva da Eliphalet Brown Jr., che ne fa a centinaia. Purtroppo però nel viaggio di ritorno verso San Francisco sappiamo anche che la nave ha avuto diverse vicissitudini e tanti di questi daguerrotipi di prima, diciamo del primo periodo vanno distrutti. In questo periodo in cui abbiamo queste sperimentazioni sulla fotografia, vengono stampati anche i primi manuali di fotografia. Immaginatevi che non si parlava nessuna lingua straniera, quindi il primo passo era quello dei signori feudali di prendere sotto di sé, sponsorizzando gli studiosi perché imparassero le lingue straniere, in particolare ovviamente l'olandese, per studiare i manuali, tradurli e poter tramutare tutto questo nella stampa vera e propria della fotografia. Quindi questo è il primissimo manuale di fotografia che viene stampato in Giappone, ovviamente è una copia dei manuali che abbiamo in Europa. E la cosa divertente è che anche le stampe, quelle di Hokusai, di Roshige, dei discendenti, diciamo, di questi artisti che eseguivano le stampe colorate con la matrice in legno, rappresentano scene di vita quotidiana anche divertenti in cui la macchina fotografica diventa parte della quotidianità. Questa è una scena, no, su un ponte vicino al castello, dove abbiamo un carro probabilmente di intrattenitori che esce e che attraversa il ponte, e qui vedete un fotografo di strada che sta facendo lo sgambetto, no? Sta un po' intralciando il camminamento, per cui diventa una scena un po' così ridanciana, no? Un po' divertita del fotografo che di strada, che fa parte un po', no? Delle scenette quotidiane che si potevano incontrare. I primi studi fotografici nascono dove, quindi? Nascono nelle zone portuali. Sono le zone che vengono rese Porto Franco, aperte appunto in seguito ai trattati firmati dagli americani all'inizio e poi con le altre potenze, a diventare la zona in cui i primi fotografi pongono i loro atelier, creano i primi studi fotografici. E se guardate bene, la città che più di ogni altra viene scelta come sede è la città di Yokohama. Ovviamente c'è la capitale Edo, ovviamente c'è Nagasaki, ovviamente ci sono Kobe e Osaka, quindi tutti i porti del sud, Hakodate nel nord del Giappone, ma vedete che Yokohama è il porto centrale e non a caso diventerà l'area in cui si sviluppa questo genere di fotografia dipinta a mano, che è una fotografia souvenir, quindi fatta appositamente per la vendita, soprattutto all'estero, colorata a mano, che viene chiamata la fotografia della scuola di Yokohama. Non era una vera scuola, ma erano tanti studi che lavoravano tutti alla stessa maniera e in qualche modo vedrete dalla vita di questi fotografi che spesso gli archivi di un fotografo passavano in mano all'altro fotografo nel momento in cui questo smetteva l'attività, o perché per cause purtroppo naturali come incendi o casi di questo genere gli archivi venivano in parte distrutti e alla fine o mollavano l'attività ad altri oppure riprendevano, no, a fotografare per ricostruire gli archivi. Quindi abbiamo un passaggio anche tra questi primi fotografi, che sono tutti i nomi più importanti del primo periodo, abbiamo un passaggio di archivi e di lastre e di negativi, ma anche di positivi, che troviamo dentro l'album dell'uno o dell'altro, a firma dell'uno o dell'altro. Anche le foto che vedete qui esposte, che sono
attribuite con certezza ormai a questi fotografi, ne abbiamo altre che ancora non sappiamo bene attribuire perché le ritroviamo in più album fotografici con le firme diverse e non sappiamo chi sia stato il fotografo che in origine ha fatto il primo scatto. Venivano poi colorate in modo diverso, ovviamente, quindi la qualità cambia, ma la cosa curiosa è che tutti erano in contatto con tutti ed era un vero e proprio mercato, un network fotografico. Vedete che tra questi primi fotografi, guardate anche gli anni, 1861 il primo studio a Edo, quindi Tokyo, 1862 Shimoka Renjo che apre a Yokohama, Ueno Hikoma nel 62 a Nagasaki, Uchida Kuichi tra Kobe e Osaka nel 65, Yokoyama Matsusaburo nel 68 ad Hakodate, nel 63 arriva a Yokohama Felice Beato, nel 71 c'è il barone von Stillfried dall'Austria che arriva e apre a Yokohama e lavorerà spesso anche con Beato, cioè si scambieranno poi gli archivi. Kusakabe Kinbei 1880 apre il suo studio a Yokohama, ma lui si forma proprio nello studio di Felice Beato, quindi è un suo derivato, un suo allievo, e Farsari che nell'85 anche lui apre a Yokohama. Quindi vedete questa escalation, e questi sono solo alcuni, che possiamo vedere anche in questo cartellone pubblicitario, che è una sorta di registro, no? Di manifesto, in cui nel 1877 sono registrati tutti i nomi dei fotografi presenti a Tokyo in quel momento. Questi erano i manifesti che venivano utilizzati anche per il teatro, quando venivano scritti tutti i nomi degli attori che uscivano in scena, no? per la stagione teatrale. Qui in cima abbiamo due caratteri che forse Olimpia conosce, non so se li hai mai visti, ma questi sono i caratteri di Shashin, che vuol dire fotografia, e quindi indica tutti i nostri fotografi, la lista dei fotografi di Tokyo, come dice qui il titolo, e qui ce li abbiamo tutti in verticale elencati. Ovviamente di queste liste ne escono in continuazione aggiornando quelle che erano le attività commerciali, un po' il cartellone della Camera di Commercio. Non solo, ma la presenza dei fotografi sul territorio giapponese viene anche testimoniata da tantissimi inserti pubblicitari che venivano inseriti nelle riviste pubblicate in lingua inglese per gli stranieri in Giappone. Ovviamente qui parliamo già degli anni 60, 70, 80, escono tantissime guide turistiche perché i viaggiatori cominciano a crescere ed escono ovviamente anche volumi che in qualche modo si rivolgono al pubblico straniero, ai visitatori stranieri in arrivo. Qui vedete alcune pubblicità bellissime che ci raccontano tanto da un punto di vista storico di fotografi che stiamo così trattando, che abbiamo appena citato. Questa è la pubblicità di Kusakabe Kinbei, di cui vedete le foto nell'ala di fianco, come terzo fotografo giapponese. L'inserto del barone von Stillfried, che in realtà cambierà nome un sacco di volte perché fa società con il fratello, con un socio, e quindi cambia indirizzo e nome un sacco di volte, ma anche questo ci racconta la storia della fotografia, il fotografo Suzuki e via di seguito. La cosa interessante è che non so se si legge in piccolo, ma vedete che oltre a dirci gli indirizzi di dove erano posizionati, Yokohama, vedete, ci dice anche la strada e il numero della strada in cui erano posizionati, ci dice anche che tipo di fotografie offrivano, cioè vedute e costumi cinesi e giapponesi. Cina e Giappone erano un blocco unico, Far East, e venivano mandate in Europa, ovviamente per essere stampate sui giornali, come blocchi unici da Cina e Giappone. Cosa significa però? Che questi fotografi spesso avevano le loro sedi e i loro corrispondenti anche in territorio cinese, soprattutto nelle zone portuali da cui spedivano poi le fotografie. L'altra cosa bella è che ci dice che tipo di foto sono anche ritratti, carte de visite, cabinet oppure formati larghi, grandi, e poi dice che ogni giorno sono aggiunte fotografie nuove. E poi ci dice anche che venivano vendute in album, quindi già rilegate, e ci dice anche spesso che vengono
che vengono dipinte a mano e che ovviamente c'è lo sconto. Questo ci dice molto sul fatto che c'era una grande concorrenza, era un mercato fortissimo dell'immagine con tanta concorrenza per cui si trattava. E adesso vi leggo anche qualche storiella riguardo a questo perché ci racconta tantissimo di cos'era questa fotografia prima di essere opera d'arte. Questa è un'immagine della Yokohama del tempo, è una stereografia, cioè una fotografia doppia che veniva guardata attraverso un visore ottico per avere un'immagine, no? Con la profondità, con l'effetto ottico di profondità, ed è una delle primissime immagini del 1861 fatta da questo svizzero Pierre Rossier, che si trova in Giappone per lavorare per questa ditta Negretti & Zambra, a cui manda le immagini dalla Cina e dal Giappone. Anche di lui abbiamo tantissime identificazioni di spedizioni di fotografie, perché cosa? Perché da parte londinese, no? E da parte europea spesso si annuncia sui giornali, stanno arrivando dal nostro corrispondente estero 50 fotografie di costumi cinesi e giapponesi, dopodiché magari non arrivavano e quindi rimane l'annuncio, ma le foto non vengono mai pubblicate. Abbiamo tantissimi annunci di questo tipo che ci testimoniano la presenza di Pierre Rossier tra i primi fotografi. E come vedete, Yokohama è un'area nuova, è una città che nasce proprio in quel periodo e che si sta formando su stampo europeo. Questa è un'altra immagine che ci mostra invece la presenza dello studio di Shimooka Renjo, uno dei fotografi che vi ho mostrato prima nella lista, in un angolo della via di Yokohama, del centro di Yokohama, e vedete che erano studi grandi, avevano lo studio fotografico dove accoglievano ovviamente i visitatori, i viaggiatori e anche soprattutto le crew delle navi che arrivavano, che venivano portate in studio per essere fotografate, per fare i ritratti che avevano il marchio ovviamente, no, del negozio, per cui diventava anche uno status symbol farsi fotografare da questi fotografi. E l'altra cosa interessante è che avevano la bottega affacciata sulla strada con la nomenclatura anche in lingua inglese, ovviamente per un pubblico straniero. Questo ci fa capire appunto che i visitatori non sono solo giapponesi, ma per lo più stranieri che arrivano al porto e in città. E questa è un'altra immagine che ci testimonia la presenza dello studio di Kusakabe Kinbei, il nostro bravissimo fotografo che abbiamo nella sala accanto. Questa è una delle sedi del suo negozio, perché poi lui si allargherà e prenderà più numeri civici addirittura per farne un'attività di produzione e poi una invece di commercio e di vendita. E siamo nella Honchō-dori, quindi siamo nella via centrale della città di Yokohama. Un'ultima cosa che volevo dirvi proprio riguardo a questo periodo è che abbiamo anche il primo ritratto degli due imperatori, dell'imperatore Meiji e dell'imperatrice Meiji. Questi due primi ritratti, come vedete, vengono realizzati solo nel 1872 da questo fotografo che è considerato il fotografo più importante nel Giappone dell'epoca, a parte Kusakabe Kinbei, che si specializza nelle foto, no, per l'esportazione. Uchida Kuichi invece è un fotografo rinomato anche tra i nostri viaggiatori europei come ritrattista, ed è a lui che viene affidato il primo ritratto ufficiale imperiale, perché sapete che la figura imperiale non era fotografabile, era assolutamente vietato mostrare l'immagine, non circolava nessun tipo di ritratto fino a questo momento. Ma la cosa curiosa è che viene affidato a lui il ritratto degli imperatori perché Stillfried, il nostro barone austriaco che era lì a fare il fotografo a Yokohama, si inventa di seguire la delegazione dell'imperatore che era in gita, che era fuori in visita esterna, e si mette un po' lontano dal gruppo e fotografa l'imperatore senza permessi. Questa cosa diventa uno scandalo perché lui fa uscire le foto dell'imperatore con tutto il suo seguito, ovviamente preso in esterna senza nessun tipo di controllo. Viene denunciato, ovviamente viene obbligato a buttare via le lastre e, no, i negativi dell'immagine. Una parte viene buttata, ma evidentemente un originale viene tenuto ed esce.
gli va anche bene, perché poi sappiamo che rientra nelle sfere statali, insomma, e viene coinvolto nella fotografia dei beni culturali del Giappone, per cui insomma nulla di grave accade, ma diciamo che dopo quello scandalo viene commissionata questa fotografia del ritratto ufficiale. E la cosa bella è che questa è un esempio di questa fotografia dell'imperatrice Meiji, vedete tutta dipinta a mano, dove non vediamo le mani, ad esempio, che escono, ma ne abbiamo tantissimi esempi, tutte dipinte in maniera diversa. Quindi è vero che la lastra è la stessa, l'immagine è la stessa, ma poi la qualità delle singole foto è sempre diversa, perché sono tutte dipinte a mano una a una. Quindi anche le immagini che vedete qui, e voi dite io l'ho già vista, sì, l'avete vista dentro gli archivi Alinari, ma se trovate la stessa foto al MET, al MoMA o negli archivi, non so, del porto di Yokohama, è possibile che troviate la stessa foto dipinta in maniera completamente diversa. Anche questa è una cosa curiosa e bella, perché rende uniche come dipinti queste foto, ed era il motivo per cui venivano dipinte a mano. Felice Beato, partiamo da lui velocemente proprio per dirvi che arriva in Giappone, che era già un fotografo professionista affermato, è uno dei primi fotogiornalisti nel mondo, di cui fino a qualche decennio fa non si sapeva nulla, gli studi fino agli anni 90 erano veramente pochi su di lui, e addirittura si pensava che fosse lui ad aver viaggiato in Egitto, nel Cairo, in India, in Cina, in Giappone, per scoprire poi alla fine che invece aveva un fratello che si chiamava Antonio Beato, si firmavano Beato insieme, quindi a un certo punto per fortuna gli studi hanno portato alla divisione, per cui sappiamo che c'è un Antonio Beato che ha viaggiato nel Cairo, nella zona appunto degli scavi archeologici, e ha fotografato tutta la zona medio orientale, e invece Felice Beato che si spinge verso Calcutta e poi da lì parte e va verso l'estremo oriente. E lui arriva appunto come fotografo, vi dicevo già, come posso dire, formato. Nasce a Venezia, sappiamo, nel 1932. Non sappiamo bene ancora le origini, perché non abbiamo ancora trovato testimonianza della sua nascita, il suo attestato di nascita, mentre da pochi anni si è trovato quello di morte a Firenze. E lui è sepolto nel cimitero di Firenze di San Miniato, anche questa è una delle ultime scoperte fatte nel 2013, e sappiamo che nasce appunto nel 1932, che si trasferisce nell'isola di Corfù ad un certo punto, e speriamo di incrociare le fonti e sapere se ha incontrato Marubi in qualche modo, ma probabilmente sì, e una Corfù che è sotto il Regno Unito, quindi lui parte per il Giappone e arriva in Giappone non come Felice Beato, ma come Felix Beato. Quindi per tanti anni si è pensato che lui fosse inglese, perché arriva con il passaporto britannico. Si fa chiamare Mr. Felix, quindi tutti lo pensano britannico, ma sappiamo da alcune fonti, purtroppo legate a qualche sua marachella con le scommesse, e quindi con faccende legate ai tribunali, che a un certo punto viene chiamato signor Beato, e quindi l'italianità a un certo punto esce fuori, insomma, anche lì dalle fonti, e si fa riconoscere. In effetti ebbe una vita movimentata di traslochi, di spostamenti, ma la cosa da dire è che appunto lui comincia con questa attività di fotografo commerciale nell'area di Malta, dove conosce il suo socio, con cui anche lui fotografo, con cui crea la sua prima attività fotografica come Robertson and Beato. Robertson sposa la sorella di Felice Beato, quindi si crea anche un ampliamento di famiglia, Leonilda Maria Matilda, e sappiamo che anche Antonio Beato, il fratello, per un certo periodo in questo momento collabora insieme a loro, quindi sono un unico grande studio fotografico. Insieme lavorano nella zona di Malta, nella zona della Grecia, nel Medio Oriente, e fotografa anche la guerra di Crimea, quindi è uno dei primi fotografi ad avvicinarsi ad una fotografia in trincea, sul campo di battaglia,
E questo tipo di esperienza se la porta anche in Giappone e se la porta anche in Oriente, perché ad un certo punto noi abbiamo tutta una serie di fotografie di Beato che si trova nella zona di Calcutta nel 58, documenta la repressione inglese e i moti indiani, quindi abbiamo ovviamente quella parte di fotoreportage, abbiamo fotografie che ci mostrano appunto il suo spostamento in Cina e quindi la seconda guerra dell'oppio, anche qui fonti importantissime perché diventa una delle prime testimonianze, come le immagini che vedete. Quindi capite bene che quando lui arriva in Giappone nel 1863 è già un fotografo che ha una carriera alle spalle, un'esperienza che non è solo, no, di fotografie di intrattenimento, ma è una fotografia di fotogiornalismo. Arriva in Giappone sulla scia di un collega che è Charles Wirgman, che era un illustratore e un corrispondente dell'Illustrated London News, giornale per cui spesso fotografa e manda poi le fotografie perché vengano pubblicate. Con Wirgman, Beato crea in Giappone a partire dal 1863 la prima società fotografica con il nome di entrambi, quindi la Beato and Wirgman, e si firmano artisti e fotografi, quindi con questa specifica, e continuano a lavorare insieme fino al 1868. Vado un attimo avanti rispetto a quello che pensavo per mostrarvi che Wirgman con Beato si divertono un sacco, anche in maniera molto scherzosa, perché Wirgman è il fondatore di questa bellissima rivista di vignette ironiche così divertenti che si intitola The Japan Punch, dove parla di tutta la vita del Giappone di quell'epoca, di tutti gli stranieri e le varie vicende, no, che avvengono in Giappone, e tra i protagonisti di questa rivista spesso abbiamo Felice Beato, che viene soprannominato Mr. Collodion, perché era proprio, no, così una macchietta, credo anche, no? Un po' italiana, perdonatemi, ma è così, probabilmente un carattere molto estroverso e divertente che lo porta ad essere ritratto spesso nelle vignette. Qui lo vediamo di ritorno dalla Corea con il cappello coreano, no? E con le vesti coreane, con Wirgman che lo prende in giro. Ed è sempre dal Japan Punch che sappiamo anche quando Beato prende la nave per partire e andarsene via dal Giappone. Per dire, no, che questa collaborazione di vignettistica e poi di trasformazione anche di alcune vignette in fotografia continua un po' per tutta la carriera di Beato. Le prime immagini che ci arrivano dal Giappone, ovviamente da Beato, che appunto arriva a Yokohama nel 1863, ci arrivano soprattutto e grazie ai primi viaggiatori, ovviamente, così come tutte le fotografie. In particolare in Italia le sue foto vengono collezionate da questo Enrico Hilliard Giglioli, che non so se hai conosciuto, se hai incontrato la sua figura, ma lui era al seguito della corvetta Magenta, che è la nave che è andata a firmare il primo trattato di commercio con il Giappone nel 1866, quindi giusto negli anni in cui Beato è a Yokohama. E Giglioli porta in Italia ovviamente tutta una serie di fotografie di Beato, che sono un'altra parte di quelle che troviamo all'archivio Alinari e che si trovano nella collezione Giglioli a Roma, invece al Museo delle Civiltà di Roma. Che cosa hanno di particolare le fotografie di Beato? Il fatto che non sono solo bellissime da un punto di vista della qualità, con una messa a fuoco e una profondità anche nelle foto in bianco e nero che nessun altro fotografo otteneva, ma anche nella colorazione a mano e nella scelta dei soggetti sono un'enciclopedia, perché le sue foto sono soprattutto foto di personaggi, di mestieri, di tipi ovviamente femminili e maschili di quel momento storico, che ci mostrano gli usi, i costumi, non solo in termini di abiti, di acconciature, di attività quotidiane,
ma ci testimoniano anche l'oggettistica di quel momento storico. Oggetti che noi troviamo poi nelle nostre collezioni d'arte orientale. Tutti quegli oggetti che troviamo nei musei di arte orientale che nascono proprio in questi anni, perché sono questi gli anni in cui tutti gli oggetti scappano fuori dal Giappone, sono gli stessi oggetti che vediamo qui nelle fotografie. Fino a questo momento le uniche notizie che noi abbiamo del Giappone sono attraverso i dipinti degli artisti del mondo fluttuante, Hokusai, Roshi, Gyutamaro, sono le stampe con la matrice in legno, le xilografie, ma queste sono le prime immagini reali che ci arrivano di un Giappone che stava scomparendo, perché con ovviamente l'arrivo delle potenze occidentali il Giappone si trasforma ovviamente, e tanti di questi usi e costumi che erano considerati un po' arretrati vengono messi da parte per cercare una modernizzazione che era in realtà una sorta di occidentalizzazione. Quindi tutti i mestieri, no? I trasportatori di strada, le beltà allo specchio, gli incontri di sumo, le donne sedute nella veranda, no? Delle abitazioni, i venditori di pesce di mercato, ma anche i paesaggi che sono gli stessi paesaggi già tracciati dai maestri come Hokusai e Roshige, vengono ripresi da questi primi fotografi. E la cosa interessante è che questa prima fotografia che viene dipinta a mano, e Felice Beato è il primo a spingere questa coloritura a mano nel suo atelier, ingaggiando ovviamente professionisti pittori, tra cui anche Kusakabe Kinbei, che si forma proprio nel suo atelier prima come pittore e poi diventerà anche fotografo, ripercorrono un po' le tracce di quelli che erano i percorsi già proposti dalle silografie dell'ukiyo-e. Quindi è come una continuazione, no, di quelle stampe che arrivano poi fino a noi con la coloritura molto, diciamo, realistica anche nel caso di Beato, e molto curata, perché vedrete che invece in altri casi non abbiamo poi questa raffinatezza nella coloritura. Quindi vedete che abbiamo sia fotografie scattate all'esterno, e sappiamo che Beato viaggiò in tutto il Giappone per scattare fotografie di luoghi nuovi, e proprio perché aveva il passaporto inglese, proprio perché era vicino a tutto l'ambito consolare, così è, aveva accesso ad aree dove gli altri fotografi non arrivavano. Quindi grazie al console inglese soprattutto di quel momento riesce ad entrare nelle aree dove serviva permesso speciale, e quindi ad ottenere anche scatti nuovi rispetto, no, alle solite fotografie che venivano offerte. Quindi scatti dal vivo di paesaggio che riempiono i suoi album di vedute del Giappone, e scatti invece realizzati dentro lo studio fotografico. Sono due tipologie di fotografie che caratterizzano tutta la mostra che vedete. Questi scatti fatti in studio sono bellissimi perché sono tutte immagini messe in posa, quindi c'è ovviamente una scenografia che viene creata, spesso con dei tappeti messi per terra, con dei rotoli o delle pitture, no, messe dietro la schiena, per creare una sorta di ambiente giapponese un po' raffazzonato alla fine, no? Però sono utili perché ci fanno anche capire chi era il fotografo che le ha scattate. Spesso quando non abbiamo l'attribuzione, guardando il set fotografico riusciamo a capire di chi era la fotografia, attraverso anche il riciclo, no, di questi set fotografici. Ma Beato ha un terzo, diciamo, grado di fotografia, che è quello delle battaglie, e purtroppo civili, che erano in atto in quegli anni, come la battaglia di Shimonoseki, perché abbiamo un momento di grande contrasto verso tutto questo arrivo di stranieri in Giappone. Non è che fossero tutti benvenuti, no? Un ambito feudale diviso in feudi, non tutti i feudi erano felici di questa apertura all'Occidente, e tanti incidenti accadono proprio tra potenze occidentali e feudi antagonisti alle potenze occidentali. Farsari, che è il secondo nome che trattiamo,
e vado via velocissima, è un altro personaggio interessantissimo, perché anche lui di origini invece vicentine, nella zona di Arzignano, dove c'è anche la sua casa e ancora la sua collezione, anche lui di famiglia borghese, di famiglia benestante, ad un certo punto prende la scia, diciamo, militare, aderisce all'impresa dei Mille, quindi per l'unificazione d'Italia, va a Marsiglia, si imbarca sul veliero austriaco Aquila, parte verso New York e qui, oltre a sposarsi, ad avere il suo primo figlio, si arruola nel 12° reggimento di cavalleria di New York come unico italiano nella guerra di secessione americana. Quindi vi dovete immaginare una figura di grande spirito patriottico, no? E anche di spirito così di viaggio e di libertà, che a un certo punto da New York parte e raggiunge anche lui l'Asia, quindi raggiunge il Giappone. E lui arriva in Giappone sempre nella zona di Yokohama, era stato completamente disperso dalla famiglia che non sapeva nulla di dove fosse finito. A un certo punto arriva una lettera dal Giappone che dice che è vivo, quindi insomma almeno una notizia buona. Riallaccia i rapporti con la famiglia, sappiamo che rientra in Italia poi a un certo punto con una figlia giapponese, Kiku, di cui forse abbiamo anche una fotografia che probabilmente la rappresenta, ma lui arriva inizialmente e comincia a lavorare aprendo questa bottega di tabacchi, di editoria, dove stampa e vende diverse cose, prima di diventare solamente un fotografo. Questa è una pubblicità delle sue fotografie che ritroviamo in Giappone, che fa parte sempre della collezione Alinari, e questa invece è una carta pubblicitaria che mostra di nuovo come pubblicizzava le sue fotografie e anche la varietà di fotografie che andava a proporre. Quindi vedete foto colorate, foto in forma di album, foto stampate su kakemono, kakemono sono i rotoli verticali giapponesi, fotografie laccate in oro, quindi anche tutta la parte di arte giapponese viene incorporata nella lavorazione delle stampe, delle fotografie. Abbiamo un bellissimo diario di Alessandro Zileri che va in Giappone insieme al barone, al principe Enrico di Borbone, conte di Bardi, che è il fondatore della collezione orientale di Venezia, del Museo Orientale di Venezia. Loro sono in Giappone nel 1889 e parlano appunto di Yokohama, dicendo che i luoghi più frequentati a Yokohama sono gli studi di fotografia. E dice, è un flagello, cioè quindi è un disastro, no? Quante fotografie belle, uno ha una collezione più bella dell'altro, è un peccato non poterle comprare tutte, verrebbe da comprare tantissimi anche, no, duplicati, tante doppie, quelle di Farsari, dice, passano per le migliori, sono le più belle fotografie, perché le sue foto dipinte non perdono il colore come le altre fotografie, e sono quindi molto care. Quindi ci dice intanto che Farsari si faceva pagare bene e poi che le sue fotografie sono colorate in maniera molto accurata. E queste sono due fotografie dipinte che ritraggono Enrico di Borbone e la moglie Aldegonda di Braganza, vedete, con una coloritura bellissima all'acquerello e all'anilina, e questo è il palazzo di Capesa, dove si trova la collezione di arte orientale. Quindi vedete che gli stranieri che arrivano in Giappone parlano di Farsari in maniera egregia, e non sono i soli, e soprattutto di come tutti andassero nei negozi di fotografia a fare acquisti. Anche questo è un altro ritratto di Enrico di Borbone in forma di fotografia e nel formato invece del rotolo come dipinto tratto dalla foto. Tutti gli oggetti che troviamo nelle collezioni orientali, da quella veneziana, ma potremmo allargarci a tutte le collezioni d'arte orientale, hanno questo formato, no? Alla fine dell'Ottocento. E se andiamo a vedere,
La fotografia che è appesa lì dietro a voi e poi la vediamo, ma è questa, intanto ve la mostro. Questi sono i negozietti che si trovavano a Yokohama lungo tutte le strade dove gli stranieri affollavano per comprare gli oggetti che poi portavano a casa. Quindi tutti gli acquisti che venivano fatti di porcellane, di vasi di bronzo, di strumenti musicali, di rotoli di pittura, ma potremmo parlare anche di lacche, qui ci sono degli armadietti di lacca che poi andate a vedere nella foto, sono tutti oggetti che venivano trovati in questi curiosity shop che affollavano ovviamente le strade di una Yokohama piena di stranieri. E infatti Zileri, sempre al seguito del conte di Bardi, dice, racconta, no, un pezzetto della propria strada lungo il Tokaido, che è la via che collega Tokyo a Kyoto, dice: arriviamo il 12 giugno a Yokohama, dove tutto è un po' mescolato di europeo, quindi c'era un misto di gente europea di tutti i paesi, ce ne sono tantissimi, senza contare i forestieri che ci sono di passaggio. I bianchi, dice, ammontano a 1473 per 70.000 indigeni, che sono ovviamente i giapponesi, e 2.359 cinesi. Quindi ci dà un po', no, una così idea di quale fosse la presenza europea nella Yokohama di quel tempo. E dice: a Yokohama, oltre agli antiquari, ai curiosity shop e a ogni bottega di oggetti d'arte, spesso tenuta da europei, quindi sappiamo che erano gli europei a fare business in questo senso, la cui definizione più bonaria, quindi proprio per essere buoni, è una massa di intriganti. Quindi immaginatevi un mercato aperto con tutte le culture presenti, dove tutti questi oggetti giapponesi, purtroppo, dico da storica dell'arte, vengono svenduti e raccolti poi in quelli che sono i nostri musei d'arte orientale. Perché vengono svenduti? Perché nel momento in cui si arriva alla firma della Costituzione Meiji, e quindi si riporta l'imperatore al trono e viene smantellato il sistema samuraico, tutte le famiglie di samurai vanno nella miseria e devono vendere tutto quello che possiedono. Quindi tutte le nostre bellissime spade e tutta la nostra porcellana contenuta nei musei, grandi kimono, eccetera, sono la svendita di tutto ciò che le famiglie di samurai possedevano e che danno via a questi negozietti e poi ai compratori stranieri. Che fine fanno le fotografie? Vengono stampate, soprattutto ovviamente vengono vendute in album e quindi come souvenir, come sono queste foto qui, arrivano proprio come oggetto bello, colorato, da tenere come souvenir. Ma vengono anche spedite per essere poi stampate ovviamente nelle prime riviste d'arte e nei volumi di viaggio dei primi viaggiatori che arrivano in Giappone. Questo è un esempio di un volume, Il Giappone moderno, il viaggio di Giovanni di Reisis, che è uno dei primi italiani che arrivano in Giappone e che arrivano soprattutto legati al commercio della seta e dei bachi da seta. Scrivono libri interi in cui raccontano la religione, la cultura, la lingua, no? Gli usi e i costumi, e inseriscono queste tavole fotografiche per illustrare i loro libri. Vedete che sono le stesse identiche immagini trasformate in litografia, ovviamente, e inserite all'interno dei libri, dei volumi. Questo è sempre quel volume lì di Reisis con il massaggiatore cieco, questa foto ce l'avete qua di fianco, se non è lei è una simile di tanti fotografi che l'hanno scattata. Anche l'ambasciatore Pansa, con la sua ambasciatrice che arriva in Giappone sempre negli anni 80 dell'Ottocento, dice: Yokohama, un immenso porto di mare pieno di movimento, il soggiorno in quella confusione non è simpatico. Quindi lei si lamenta, l'ambasciatrice si lamenta di questo caos e non vede l'ora di andarsene. Mentre l'ambasciatore Pansa invece nel diario ufficiale dice: oggi dovevamo andare ad un gran party a palazzo, al palazzo imperiale, ma il ricevimento non ha luogo perché piove, e quindi visita diversi negozi di curiosità
e acquisto di fotografie. Quindi abbiamo la testimonianza che anche gli ambasciatori che si trovano in territorio di Yokohama ovviamente acquistano fotografie in questi atelier. E di Farsari abbiamo una quantità di fotografie che vedete anche dalla mostra, sono di una qualità eccelsa. Lui si identifica come uno dei più grandi fotografi dell'epoca, di quel momento storico, è sicuramente uno degli studi fotografici più noti e più grandi del Giappone. Sappiamo che aveva 31 dipendenti tra pittori e diciamo pittori di foto, no? E anche degli scenari, artigiani specializzati nella lacca, artigiani specializzati nella stampa, perché realizzavano ovviamente anche le copertine degli album che poi venivano venduti. Questo è uno dei generi ovviamente che segue le stampe dell'ukiyo-e con i paesaggi famosi, e qui vi mostro solo alcuni esempi perché poi li trovate anche di là. La fotografia di Farsari, di questa famosa veduta con il ponte a tamburo e il glicine, che è la stessa identica veduta che già Hiroshige aveva proposto nelle sue stampe silografiche, dove rappresenta le 100 vedute di Tokyo più famose. E vedete che l'impostazione delle stampe negli anni 50 è già un'impostazione fotografica, perché gli artisti dell'ukiyo-e già prendono le tecniche della fotografia che in quegli anni sta arrivando. L'immagine del giardino di Iris che abbiamo in mostra da questa parte riprende sempre questo luogo che già Hiroshige aveva mostrato, no? Con questo primissimo piano, sempre nella sua serie delle 100 vedute di Edo. Vedete che la coloritura è una coloritura naturale molto molto dettagliata, e l'attenzione che viene data anche alle zone del Giappone meno note. Quindi Farsari si afferma davvero come uno dei grandi maestri della fotografia degli anni 80 dell'Ottocento. E questa è un'altra delle sue foto che abbiamo in mostra, no? Sempre con il massaggiatore cieco che massaggia la signora, in una fotografia che però, come vedete, è una creazione fotografica, no? In studio, dove mette paraventi, futon, oggetti in vista ovviamente anche per testimoniare gli usi, gli oggetti che facevano parte della vita quotidiana. Le fotografie di Farsari vengono anche queste spesso utilizzate nei volumi dei viaggiatori. Questo è un volume del viaggio in Giappone in Siberia del 1885 del Duca di Genova di Luchino Dal Verme. Quindi di nuovo viaggiatori che usano la stampa dalle fotografie inviate da Farsari in patria e poi riutilizzate come illustrazione all'interno dei libri. Libri ovviamente bellissimi che diventano altrettanta fonte utile per queste foto. Anche questi sono la stessa fotografia inserita di Farsari, inserita nel volume di Luchino Dal Verme, che mostra questo fioraio e venditore ambulante di lanterne, e di nuovo le vedute di paesaggio sempre di Farsari nello stesso volume di Luchino Dal Verme, sempre in forma di stampa fotografica, non sono le stampe allegate. Le foto di Farsari finiscono anche, oltre che nel diario di Dal Verme, vedete che questa immagine è la stessa che troviamo qui, questo è il diario di viaggio di Luchino Dal Verme, questa è la rivista, l'illustrazione italiana, rivista settimanale degli avvenimenti e dei personaggi contemporanei del 1884, che ci mostra la Kyoto, chiamata la Roma del Giappone, con la stessa fotografia che viene riciclata ovviamente. Quindi quando abbiamo editori simili, anche il riciclo delle foto ovviamente viene utilizzato in varie forme. E anche De Riseis ci parla di Yokohama e della strada principale dove Kinbei ha il suo atelier. Dice di Benten Dori, che è la strada di Benten, è la strada più celebre della città indigena.
Si infila appena passato il grande viale, dove l'edificio postale imponente si eleva tra le case basse dei dintorni, dove accorrono i turistes che la smania, no, di collezionare fa precipitare gli sportelli dove si vendono i francobolli. Quindi tutta la parte di francobolli e di monete fa parte della collezione, e Bentendori dice è una via di mezzo. Quasi troppe botteghe europee ci sono. Prima di giungere alle casette, alle vie brutte e meschine del vero Giappone, che vanno verso Kanagawa e l'antico Tokaido. Questa è la prima impressione di Yokohama, una curiosa unione di europeo, a cui già siamo abituati, e di giapponese a cui dobbiamo ancora abituarci. Un mischiarsi confuso di queste due sensazioni così diverse, che si uniscono e si fondono tra di loro in modo tale da non lasciarti comprendere i limiti dell'europeizzazione di questo Giappone. Quindi deve essere stato proprio una sorta di gran mercato, no? di gran confusione di negozi. E vabbè, poi continua appunto con la vetrina che tutto è in mostra, dice, fino agli ultimi recessi del negozio tutto viene mostrato: spade, sciabole, fotografie, maioliche, spacci di roba antica, falsa. Sono confusi, mischiati in un insieme che ha pure del pittoresco, e le botteghe si seguono con monotonia disperante, mentre credevamo di trovare in esse qualche differenza con le nostre cose e con i nostri centri commerciali. Quindi la botteghetta che vedete disegnata, ritratta nelle fotografie lì in fondo, ve la dovete immaginare, no? Ripetute, ripetute, ripetute. Si capisce perché tutte le collezioni europee sono identiche, perché tutti compravano negli stessi luoghi le stesse cose, come andare al mercato oggi, uguale, non cambia nulla. E poi vi mostro l'ultima immagine, che questa è sempre dall'illustrazione italiana, due foto di farsari, di falegnami e di beltà in cucina. Quindi l'illustrazione italiana usa queste due foto di farsari, ma la cosa interessante è che le stesse due foto vengono riciclate con titoli diversi, quindi con una spiegazione diversa, nel catalogo dell'Esposizione Universale di Parigi del 1889, dicendo appunto che sono gli artigiani che stavano lavorando al padiglione giapponese, come se fossero immagini scattate lì sul posto. In realtà sono i ricicli delle foto di farsari che già conosciamo. Vi chiudo solo con un'immagine di Beato per mostrarvi cosa erano gli album che trasportavano tutte queste foto che vedete al muro. Kusakabe Kinbei è stato cresciuto da Beato, ha lavorato con Stillfried ha ereditato le foto di Beato, ha passato le sue foto a Farsari le ha passate a Kinbei. Quindi tutte le foto di ciascun fotografo nei vari incendi e nelle varie vicissitudini sono passate di studio in studio, e le troviamo vendute anche negli album di altri. Kinbei, che è un po' l'erede giapponese di tutti, in realtà è stato un grande fotografo di fotografie di souvenir, perché è stato abilissimo nella colorazione, e bisogna dire che le sue fotografie sono più famose all'estero che in Giappone, perché erano tutte esportate. Ed erano esportate perché venivano soprattutto vendute in questi bellissimi album, che sono oggetti di alto artigianato, laccati in lacca rossa o in lacca nera, con questi disegni in oro rialzati, ovviamente in rilievo, che prendono ispirazione dalle stampe dell'ukiyo-e, ovviamente, con il sigillo ovviamente di Kinbei, e vedete delle copertine bellissime. Quindi diventavano oggetti ovviamente da portare a casa, non solo per le foto contenute, ma per l'oggetto stesso. Questo è un altro esempio che credo faccia parte degli album delle collezioni di Los Angeles, se non mi ricordo male, con un interno, no? E la veduta del Monte Fuji, proprio tipica delle stampe dell'ukiyo-e. Solo per mostrarvi come erano contenute le fotografie dentro agli album, questa è una serie di quale quantità e quale tipologia di immagini venissero tenute insieme nelle pagine di questi volumi, che avevano più o meno una cinquantina, sessantina di foto di questo formato rettangolare, dove vedete abbiamo
vedute di luoghi celebri, colorate sempre a mano, quindi con una coloritura molto molto leggera e attenta, immagini di genere, quindi no, di usi, costumi che vanno dall'ambito religioso all'ambito del divertimento, alle beltà femminili, ai venditori ambulanti, i vari mestieri, eccetera, e anche delle immagini che sono molto curiose perché prendono i set fotografici che troviamo anche nelle fotografie americane. Queste messe in scena con la barchetta in mezzo alle onde e con il titolo Vita sull'onda dell'oceano erano immagini che troviamo identiche anche da parte di fotografi americani sulla costa americana. Quindi ovviamente una creazione di set molto pittoresco e anche molto occidentale. E le messe in posa che lui utilizza, ma anche gli altri, sono spesso riprese dalle stampe dell'ukiyo-e, quindi c'è una sorta di ripetizione, no? Di quella che era la tradizione ormai consolidata, anche di un'immagine femminile stereotipata, se vogliamo, ma molto ricercata, che abbiamo già nelle stampe dell'ukiyo-e. Tre approcci diversi di tre fotografi diversi alla beltà femminile. Felice Beato con l'intento etnografico di studio, con tutti gli oggetti intorno, no? Dalla toletta, lo specchio, il trucco, i vari oggetti, no? Per il trucco, ma la posizione dei due specchi che ritroviamo anche nelle stampe della tradizione. Stillfried, il nostro barone austriaco, che aveva questo tocco invece un po' warrior, europeo, spesso fa mettere in posa queste donne giapponesi nude per mostrarne la pelle, ovviamente la nudità, e quindi con un occhio strizzato, no? Anche all'esotico, così verso l'Oriente. E Kusakabe Kinbei, che invece ha un tocco, no? Di colore e di ricerca di giapponese verso giapponese, no? Quindi veramente con una bellezza di colori e di pose e di ricerca anche della psicologia di queste donne, che è molto più raffinata. Chiudo con un'ultima immagine, che è una delle immagini più famose di Kinbei che trovate in mostra da questa parte, che riprende di nuovo una delle classiche, diciamo, rappresentazioni di beltà stante in piedi, la beltà con l'ombrellino sotto la pioggia o sotto la neve. E qui Kusakabe Kinbei, o forse Stillfried, perché questa immagine la troviamo negli album di tutti e due i fotografi e la paternità non è ancora chiarita, la mette in posa in studio. Questa è una foto scattata ovviamente in uno studio fotografico, con ovviamente la parte del terreno ricreata, la pioggia realizzata con dei tagli sulla fotografia, e questa beltà che ha il kimono che si apre al vento, e vedete che le maniche e il lembo del kimono sono tirati con i fili, no? Per far così rendere il movimento del vento. Quindi una posizione classica di beltà presa dalle stampe, di cui ne abbiamo un'infinità di immagini impostate allo stesso modo, ma con una ricercatezza nei colori dell'abito, nella pittura, che rende Kusakabe Kinbei uno dei fotografi più esportati in assoluto, proprio con la forma dell'album di fotografie. Spero di avervi dato però così una cornice di quello che queste fotografie rappresentano, perché non sono solo foto souvenir, certo lo sono anche opere d'arte, ognuna unica nel suo caso, perché sono tutte dipinte a mano una a una, quindi la pittura non è mai identica all'altra, e però capire anche che rappresentavano un mercato, rappresentano un vero e proprio mercato che rende in quel momento storico in cui le stampe degli artisti dell'ukiyo-e stanno un po' scemando, perché la richiesta era tanta e la produzione poca, e la fotografia prende il posto di quelle immagini lì e diventa un nuovo mercato. Grazie. Di Kuško, di Pytė, nu, jūs reikia užsėti, po pasveisą.
Grazie mille a voi.